Da rassegna stampa sportiva che appunto approfondiamo insieme di solito al mio fianco anche Federico Mancini, co-conduttore di Sottoporta Show e Parole Libertà, e anche l'ospite fisso Ciro Gaipa di napolicalcionews.it, ma me la dovrò cavare da solo in questo caso, sperando poi di ritrovarli settimana prossima per un nuovo appuntamento. Ecco, nella fattispecie in quel caso sarà la 20ª puntata. Cominciamo subito con l'inserto sportivo de Il Mattino di Napoli, che parla di patto scudetto, Napoli pronto per lo sprint, Juventus non molliamo, e questo è già un titolo decisamente significativo. Qua c'è la foto della squadra che era a pranzo in un noto ristorante, in una nota, se non erro, pizzeria anche, e c'era come sfondo Bayern Monaco di Juventus di Champions League. C'era come sfondo questa cosa. Di solito in questi locali chiaramente c'è anche un televisore per mostrare, ecco, appunto per mostrare le partite, ecco, e questo era uno di quei casi che sì, ha rilevanza abbastanza non significativa, ecco, da questo punto di vista, perché secondo Il Mattino, ecco, diciamo, questo è un modo per amalgamare sempre di più la squadra di Maurizio Sarri. Beh, c'erano praticamente tutti o quasi, ed è un'immagine decisamente bella questa, che insomma cementifica sicuramente l'unione di gruppo di questa squadra, che sta facendo decisamente un ottimo campionato. Unica delusione, vabbè, sono le coppe, ma in merito alle coppe poi approfondiremo più tardi questo argomento decisamente doloroso, con la Lazio ieri che purtroppo non ha fatto decisamente una bella figura in Europa League contro lo Sparta Praga. Il Mattino mette in risalto anche il tweet di Pepe Reina, tweet pro Bayern, ma poi sparisce dalla rete. Quindi, secondo il giornale di Via Chiatamone, questo tweet, che ha causato parecchi problemi, ecco, sul web, su Twitter, è stato poi rimosso perché tanti tifosi juventini si sono lamentati di questa faccenda, e sempre secondo Il Mattino questo tweet della discordia è stato poi successivamente rimosso. E parlando di discordia, Il Mattino ci porta anche sull'argomento Stadio San Paolo, perché lavori allo stadio, confronto fra club e comune, si cerca ancora questa intesa fra Luigi De Magistris, sindaco in carica tuttora di Napoli, e il presidente appunto azzurro Aurelio De Laurentiis, un'intesa che nel corso del tempo non si è mai trovata, e speriamo che questa sia la volta buona. A luglio ci saranno, a detta per bocca, ecco, diciamo, delle istituzioni del comune di Napoli, ci saranno dei ritocchi allo stadio di Fuorigrotta. Speriamo davvero che questa sia la volta buona. Se lo stadio è un fattore importante soprattutto per vincere qualche cosa, la corsa a scudetto si fa, l'ho detto, la corsa al primo posto, dai, mettiamola così, tiene sicuramente banco, ma anche a livello di storia, perché possiamo ricordare nel 1990 un Napoli-Milan che ha fatto storia nel tempo, e per il Milan in quel caso però fu fatale l'Hellas Verona, che consegnò poi nelle mani di Maradona e ecco il fatidico tricolore. C'è anche un Lazio-Juve del 2000 che insomma impedì, che consegnò, ecco, diciamo, poi nel tempo, ecco, lo scudetto alla formazione bianco-celeste, almeno così mi è sembrato di intuire, e spero di non sbagliare. E poi il fatidico lo scontro Lazio-Juve, chiaramente, pardon, chiedo venia. E c'è anche il famoso, vi ricorderete, no, Lazio-Inter
4-2 che poi consegnò lo scudetto appunto in quella stagione alla vecchia signora. E, beh, insomma, il mattino ci ricorda un po' tutti questi scontri che sono finiti a favore di una squadra o dell'altra. E spero che nella fattispecie, ecco, in questo confronto di quest'anno possa favorire gli azzurri. C'è anche la notizia del restyling del sito della SSC Napoli dedicata ai tifosi di tutto il mondo. Quindi il Napoli piomba sul web con forza, ripiomba sul web con col suo nuovo sito. Andatelo a visitare. Andate a far visita sscnapoli.it e ammirerete insomma la nuova veste grafica del sito azzurro. Qua abbiamo anche il Corriere dello Sport che riporta le parole di Reina, ecco, le parole concesse appunto dal portiere spagnolo napoletano, aggiungerei io, dell'ex portiere del Liverpool e anche del Bayern Monaco, se qualcuno se lo fosse dimenticato, riporta appunto le sue parole concesse appunto al Corriere dello Sport. Reina, io adoro Napoli, vinceremo lo scudetto, o almeno questa è l'intenzione del portiere spagnolo. Speriamo che possa che questo sogno si possa avverare, perché il sogno non solo del buon Pepe Reina, ma anche di tutti noi tifosi napoletani.